Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Il mare blu e granata, cori che risuonano senza tregua. Signori, questo è il Camp Nou. In campo grandi nomi su due maglie importanti per questo sport. Un vero piacere per gli occhi, anche per i tifosi neutrali. In un certo senso è quasi un peccato che sia soltanto un'amichevole. Vorresti sempre assistere a partite di questo genere. In una stagione non si ha la fortuna di vederne tante. Resta comunque un'ottima occasione per gli allenatori di provare nuovi schemi contro avversari di alto livello. Via la gara. Luca, chi pensi possa essere il giocatore decisivo oggi? Secondo me Antoine Griezmann, un'ala che ama centrarsi e inserirsi in area sfruttando la sua grande velocità. Tra l'altro ultimamente si sta specializzando anche nel ruolo di seconda o addirittura prima punta, e questo gli permette di segnare tanti gol. Impossibile non citarlo, oggi cercherà sicuramente di dare spettacolo. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Beccato un offside da guardaline. Scatta verso il pallone. Deviazione di testa. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Il Barcellona deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. C'è un'opportunità. Ci prova. E c'è il gol della Juve. Nemmeno il tempo di rendersi conto dell'errore e la palla era già in rete. Hanno mostrato grande caparbietà sull'indecisione della difesa, che a questi livelli si paga sempre a caro prezzo. Nei primi minuti, forse un po' inatteso da entrambe le parti. Griezmann, Coutinho, e se n'è andato. È un'occasione. Ha forzato il tiro, sicuramente poteva trovare soluzioni più efficaci con l'aiuto dei compagni. Bella azione sulla corsia di sinistra. Opta per il lancio lungo. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era... Cristian! Splendida reazione del portiere! Lenglet. È una squadra che si muove molto senza palla. Grazie a questi movimenti i giocatori hanno sempre diverse opzioni di passaggio. E chi ha il pallone non è mai in difficoltà. E in questo modo, piuttosto che tagliare in due la difesa avversaria come fanno molti, provano ad aggirarla. È proprio così.
non devi necessariamente cercare sempre l'uno contro uno, soprattutto se hai giocatori in movimento capaci di smarcarsi velocemente per ricevere il pallone in buona posizione. Arthur. Cuadrado. Cuadrado! Palla veramente fuori d'un soffio. Messi, Pjanic, mostrano un buon controllo del gioco, allarga il gioco a destra, sulla fascia, è libero, la mette in mezzo, è troppo lungo, non ci può arrivare, pronto al tiro, Cuadrado. In arrivo e va a colpire di testa, tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Ha colpito bene il pallone, il gol però non è arrivato. Pjanic, pallone lungo in verticale, un'entrata in scivolata da manuale, sventa la minaccia, prova a tirare. La sfera entra in porta. Ne hanno voluto un'altra e adesso lo possono gestire con più calma. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Dunque. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Pjanic. È davvero una bella serie di passaggi questa. Oh. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Squadra a riposo, opinioni sulla gara fin qui? Non ha niente da cambiare nell'assetto della squadra in questa pausa. Dovrà cercare di non complicarsi la vita, ma è difficile che accada. Oggi è davvero in palla. 2-0, vanno così all'intervallo. Vedremo se troveranno la forza per reagire. Si parte per la seconda frazione di gioco. Ci informano che non c'è nessuna novità nelle due formazioni. Coutinho. Lotta a perdere l'equilibrio. Morata, opportunità. C'è un tackle duro. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Quando sei in inferiorità numerica devi essere deciso, non puoi pensarci troppo, non sono ammesse esitazioni. È stato veramente bravo e ha evitato un gol quasi certo. Ecco Griezmann. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Coutinho. Mette il turbo. Palla nello spazio, attenzione. Cercano un'azione veloce. E passa. Occasione, ecco il tiro. Si è liberato bene. Peccato per la conclusione non molto precisa. C'è il colpo di testa! Ha fallito una clamorosa occasione.
Messi, Coutinho. Copertura attenta, hanno letto bene la situazione, non li hanno fatti passare. Coutinho, vediamo se può capitalizzare. Guadagna metri, è un grande riflesso qui. Ottima la parata del portiere. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. C'è la palla lunga, in avanti. Lancio lungo del portiere. Griezmann. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Palla in avanti, verso il compagno. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Pjanic, scodella in avanti. Se ne va, ecco il tiro! E potevano portarsi sul 3-0. Beh, lui ci ha provato, era una grande occasione per loro. Messi. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Sulla destra. Occasione per il contropiede. Arriva Cristiano Ronaldo. Bell'anticipo, pericolo sventato. Cristiano Ronaldo. Si fa vedere. E non va troppo per il sottile. Coutinho riesce a rubargli il pallone. Jordi Alba. Griezmann. Prova a verticalizzare. Morata. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Risultato che rispecchia una splendida prestazione. Vanno a raccogliere l'applauso da parte dei loro tifosi. Applauso, tra l'altro, meritatissimo. Invece, la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Hanno trovato subito la via del gol. Poi sono stati molto bravi a gestire la gara senza concedere troppo agli avversari. Una vera prova di forza. Siamo ai saluti.